Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 14. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Quale Contatto. Ciao. Stagione 14, episodio 157, Mio Podcasting. Ciao. Fiat 500 elettrica del 2020 contro Fiat Punto 1200 Fire 8 valvole del 2004. È di questo quello che andremo a parlare rapidamente. Il link della bloggata lo trovate in descrizione, proviene dal mio radar. Proviamo a fare un confronto tra due utilitarie, una nata nel intorno al metà del 1990, una Euro 3, l'altra, la 500, nata nel 2000 più o meno, nel decennio 2000, e deriva da una utilitaria che però diciamo è stata convertita in un veicolo elettrico ad emissioni zero. Allora, Fiat 500 elettrica, penso la conoscono un po' tutti, più o meno dalla pubblicità, 35.900 euro chiave in mano, ossia 69.512.093 lire, quasi come una casa. C'è una massa di 1.365 kg per lunghezza 3,63 m, larghezza 1,68 m, altezza 1,53 m. Bagagliaio piccolissimo da 185 decimetri cubi, ha un motore elettrico da 42 kWh equivalente a 58 cavalli, autonomia orrenda 320 km, tempo di ricarica 6 ore, numero di passeggeri, udite, solo 4, ha una velocità massima di 150 km/h, rapporto peso potenza e di 1365 kg di massa su 58 cavalli, equivalente a 23.534 kg per cavallo, veramente osceno. Allora, la Fiat 500 elettrica costa il 262% in più di quanto costava la Fiat Punto. La Fiat 500 elettrica non è un'utilitaria, la Fiat 500 elettrica trasporta un passeggero in meno di Fiat Punto. Fiat 500 elettrica ha un bagagliaio più piccolo di Fiat Punto. Fiat 500 elettrica pesa 436% in più di quanto pesava la Fiat Punto. Ecco, se da Roma a Caput Mundi io ad esempio partissi per andare in vacanza a Rimini, 400 km di viaggio di andata e ritorno, ecco, occuperebbero 4 giorni a causa delle 6 ore dei tempi di ricarica dell'auto. Rapporto peso potenza di Fiat 500 elettrica è orrendamente peggiore di quello di Fiat Punto, perché quello del Fiat 500 è di 23.534, che è molto di più di 15.833, che è quel rapporto peso potenza in chili cavalli di Fiat Punto. Soprattutto non si capisce perché un veicolo elettrico ottimizzato per il trasporto urbano, ecco, debba pesare 1365 kg. Non si capisce perché un veicolo elettrico ottimizzato per il trasporto urbano debba avere 58 cavalli quando ne bastano assai meno. Non si capisce perché il veicolo elettrico ottimizzato per il trasporto urbano debba avere 4 posti quando ne bastano 2. Non si capisce perché un veicolo elettrico ottimizzato per il trasporto urbano possa fare 150 km l'ora quando in città, con i rallentatori, le strisce pedonali, il traffico, ecco, non si può mai superare 30 km/h e sono pochi e corti i luoghi in cui si può andare a 50 km/h in città. Ecco, non si capisce perché, soprattutto, un veicolo elettrico ottimizzato per il trasporto urbano non debba avere i pannelli solari sul tetto per ricaricarsi quando il veicolo è lasciato in sosta. L'autonomia di 320 km in città è più che adeguata, ma si presuppone che poi che il proprietario abbia un garage in cui riporre la Fiat 500 elettrica per porla in ricarica la notte usando la corrente di casa
che poi se è fatta di notte con il carbone oppure con centrale a carbone o con, diciamo, olio combustibile, di sicuro non con l'energia solare che è intermittente, ecco, non si capisce poi dove sia poi il grande risparmio. E comunque, per ritornare, diciamo, a riavere i 320 km di autonomia serve, diciamo, 6 ore di ricarica. Però non tutti ce l'hanno un garage. Le colonnine elettriche pubbliche sono poche, diventeranno il catalizzatore di rapine, aggressioni, omicidi, furti d'auto, perché le auto elettriche sono molto costose e devono rimanere in sosta per molte ore, quindi un ottimo obiettivo per chi volesse andare a rubare auto e fare soldi facilmente, diciamo, troverebbe in queste colonnine elettriche macchinoni da moltissimi diciamo fraccate gozzilioni di euro, per cui andare a rubare qui sarebbe come andare praticamente a fare shopping al supermercato. Chiaramente i proprietari delle auto si opporrebbero, ne uscirebbero fuori aggressioni, rapine, omicidi e poi furti d'auto. C'è poi il problema delle batterie dopo 5-10 anni, ecco, tutte le batterie soffrono dell'effetto memoria e sono inutilizzabili, ecco, quindi dopo 5 anni o 10 anni, a seconda del tipo di batteria che l'azienda vi ha piazzato sulla macchina, dovete buttare la macchina, oppure perlomeno cambiare le batterie per un importo pari ad una fraccata di svariati, diciamo, mille euro. La soluzione ottima per il trasporto urbano è sicuramente più vicina alla mitica Casalini Sulchi, però un veicolo equipaggiato con un motore elettrico alimentato a batteria, con un limitatore di velocità 30 km orari, immatricolato per sole due persone, costruito in vetro, resina e plastica, con 4 ruote o con 3 ruote, ma il minor peso e la minor velocità e i pannelli solari sul tetto permetterebbero alla microcar a 4 ruote o a 3 ruote di avere più autonomia ed una maggiore flessibilità di gestione, incluso il minor problema della sostituzione delle batterie ed un minor costo di produzione e quindi anche un minor prezzo di vendita. Fiat Punto 188, la mia macchina, è un motore Fire 1200 8 valvole del 2004. Prezzo la pagai 9.900 euro chiave in mano. Ha una massa di 950 kg, lunga 3,86 m, larga 1,66 m, alta 1,48 m, ha un bagagliaio di 297 decimetri cubi. Ha un motore endotermico a 4 cilindri, 1200 centimetri cubi, Fire 8 valvole, 60 cavalli a 5.000 giri al minuto. È un Euro 3. Quindi come emissioni CO2 emette in media 136 grammi per chilometro di CO2, ma nonostante sia un Euro 3 è molto meno inquinante di un Euro 6, sì, un Euro 6 Stelvio 2000 Turbo da 200 cavalli 4x4 del 2017. E questa Euro 6 Stelvio 2000 Turbo emette 161 grammi di CO2 per chilometro, quindi praticamente la mia Euro 3 emette 136 grammi di CO2 per chilometro, la Euro 6 Stelvio emette 161 grammi di CO2 per chilometro, quindi la mia Euro 3 dovrebbe essere una Euro 6 perché emette meno CO2 della Stelvio 2000 Euro 6, che però non è Euro 6, proprio perché la differenza non è l'etichetta di Euro 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sì, questo dipende anche dalla presenza, diciamo, del tipo di batteria catalitica, ad esempio le Euro 0 non ci avevano la batteria catalitica, ma dipende molto anche poi dalla cilindrata, che più il motore è grosso, un 2000 turbo da 200 cavalli, più benzina si beve, e più emissioni chiaramente di CO2 emette. Un motore più piccolo con meno potenza, quindi un 1200 con 60 cavalli, indubbiamente emette molto meno di un 2000 turbo da 200 cavalli. Questo lo capisce anche uno scemo.
infatti la mia appunto 1200 ha un'autonomia di 883 km o 611 km, dipende un po' da come si misura. Infatti nell'extraurbano ci faccio 18.8 km litro e nell'urbano 13 km litro, quindi praticamente se il serbatoio lo riempie e vado tutto in città ci faccio 611 km, se ci vado praticamente nell'extraurbano ci faccio 883 km perché in media faccio 18.8 con un serbatoio di 47 litri. Numero di passeggeri 5 o un CX di 0,31, posso arrivare fino a 155 km/h. Ci sono arrivato un paio di volte giusto per vedere fin dove arrivava, ma poi in genere più di 110-120 ma non faccio in autostrada. Anzi, di solito mi metto a 110 e vado con un filo di gas. Rapporto peso potenza 950 kg per 60 cavalli, 15.833 kg per cavallo, che è molto molto meno. Infatti la mia Fiat Punto è molto più reattiva della Fiat 500 elettrica, ha un rapporto peso potenza di 23.534. Ecco, l'utilitaria Fiat Punto 188 del 2003 non è certamente il mezzo ottimale per il traffico urbano, ma è sicuramente un veicolo più agevole da gestire in città rispetto ad un ingombrante SUV 4x4, rispetto ad una lunga berlina station wagon oppure rispetto ad un vistoso e costoso cruiser 4 porte berlina oppure rispetto a un voluminoso furgone monovolume 5 porte. In teoria potrei mettere la mia macchina anche a, diciamo, alimentazione a metano a GPL, però attenzione, questo è un messaggio per i proprietari di Fiat Punto dotati di motore Fire. Ecco, la doppia alimentazione è un grave difetto del motore Fire con GPL o metano. Ecco, il motore deve necessitare, prima diciamo di fare la trasformazione, della sostituzione delle valvole. Infatti le valvole del motore Fire sono in alluminio e sono ottimizzate per la combustione, diciamo, a benzina. Se cominciate a metterci dentro alimentazione alternativa come metano o una bombola, più bombole di metano oppure un bombolone toroide di GPL, ecco, dovete precedentemente nel motore Fire andare a cambiare le valvole, perché la combustione a GPL e metano è una combustione secca ad alta temperatura che distrugge le valvole in alluminio dopo pochissimo tempo. E quindi poi vi troverete, se non cambierete le valvole in alluminio, vi troverete praticamente un difetto praticamente nel motore che non chiude bene nella combustione. Dunque, che cosa vi posso dire? Ecco, una degna auto che possa essere fare un confronto con la storica Fiat Punto del 188 è la Dacia Sandero. E mia, qui nella mia bloggata, il link lo trovate in descrizione, effetto un confronto con la Dacia Sandero Streetway, che a mio avviso è una degna competitor della Fiat Punto per quanto, diciamo, infatti come emissioni di Euro 6 CO2 la Dacia Sandero, pur essendo Euro 6, a 129 grammi di CO2 per chilometro contro i contro i 136 grammi per chilometro della Euro 3 della Punto. Non è che ci sia poi molta differenza da 136 grammi a 129 grammi, praticamente i consumi sono lì. La differenza praticamente è nel motore. Il motore Renault Type H da 999 centimetri cubi tira fuori 67 cavalli a 5000 giri al minuto. Però diciamo c'è anche la versione, quindi motore Type H, c'è anche la versione quella con il turbo, e questo diciamo c'ha un po' dei difetti, perché se incominciate a tirare fuori il motore Type H TC da 90 cavalli, ecco, qui c'avete il turbo, c'è la sovralimentazione, il turbo che gira sempre anche ai bassi regimi e prima o poi vi si spaccherà. E indubbiamente dal motorino a 3 cilindri è soggetto, diciamo, a pressioni e a lavoro molto molto più intenso di quanto faccia il motore Fire 4 cilindri da 60 cavalli. E quindi diciamo la durata del motore, dei motori Renault Type H TCE, quelli sovralimentati con il turbo da 90 cavalli, indubbiamente
sono molto meno duraturi dei motori Fire 1200 a 4 cilindri 8 valvole senza sovralimentazione, perché fanno molti meno giri e hanno molta meno potenza, praticamente il 50% di potenza in meno, perché questo c'ha 90 cavalli, l'altro ce l'ha 60, c'è 30 cavalli di differenza, 30 su 60 c'è il 50%. Ok, se siete interessati a queste mie riflessioni, il link lo trovate in descrizione. Ci troverete poi anche dei link aggiuntivi come il concetto di utilitaria sviluppata nel tempo dalla Fiat, Fiat 500, l'evoluzione storica di un brand, quanto uno l'ha bloggata all'Ipermile. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.